Amici, mi rivolgo soprattutto agli studenti delle superiori, anche agli altri, ma soprattutto agli studenti delle superiori. Vi racconto una bella storia. Io negli ultimi anni, gli ultimi 2 anni, ho fatto teatro, uno spettacolo, non dovrei dirlo io perché chi si loda si imbroda, ma invece lo dico, molto bello, tratto da un libro di Michele Serra intitolato Gli sdraiati. Secondo Michele Serra, gli sdraiati sareste voi, gli adolescenti che non si alzano dal divano. Poi non è così vero perché il libro è molto divertente e prende in giro il padre di questo ragazzo. Il titolo che abbiamo dato a questo spettacolo era Father and Son, una canzone di Cat Stevens, bellissima, che proprio dire padre e figlio. So che voi studiate inglese, mi auguro per voi, lo studiate, quindi Father and Son, padre e figlio, e parla proprio di un padre e di un figlio. Uno spettacolo molto divertente, ho girato tutta l'Italia, ho fatto circa 200 repliche. Quest'anno, causa altri impegni, cinema e televisione, non riesco a fare più queste repliche, forse le rifarò in futuro, vedremo. Quest'anno però no. Abbiamo avuto tantissime richieste di gente, dice non sei venuto a Cagliari, non sei venuto a Bari, non sei venuto a Modena. E allora ci è venuta in mente un'idea molto bella. Il 2 dicembre, la mattina, noi faremo lo spettacolo da Genova, dove è nato questo spettacolo. Insieme ci sarà anche l'autore Michele Serra, ci sarà il regista Gaglione, ci sarà una giornalista che ci intervisterà, una Bannettina, una psicologa, Gianna Scrotto, dei ragazzi dal vivo, ma soprattutto da tutta Italia, da almeno 100 cinema in tutta Italia, potreste vedere questo evento in streaming, diretta via satellite. Quindi io dovreste iscrivervi, ci sono delle cose tecniche da fare, c'è un biglietto da pagare perché le sale costano, tutto costa, ma insomma io vi aspetto, magari con i vostri insegnanti, convincete gli insegnanti a prenotarvi, leggetevi, sarebbe bello prima il libro di Michele, così sapete di che si tratta, siete liberissimi quel giorno lì, poi potremo interagire perché dopo lo spettacolo parleremo con quelli che saranno lì dal vivo, i ragazzi che ci saranno, ma anche con voi da tutta Italia, potete mandarci via WhatsApp, via tutti i tweet, tutti i social possibili, domande, commenti, insulti, meno, spero, e noi li leggeremo in tempo reale, vi risponderemo, insomma sarà una bella cosa. Il 2 dicembre, ma le iscrizioni sono già aperte adesso, si rischiate di non trovare posto a Cagliari, a Bolzano, capito? Quindi se volete fatelo, vi aspetto. Ciao.